Ragazzi, ci siamo arrivati, l'ultimo giorno della sfida di 7 giorni di Natale 2013. Anno di buon anno 2014, Ciro Ciamillo. Ciao ragazzi. Davide Cimiotto. Ciao ragazzi. E Max Lamboni. Ciao a tutti. Allora ragazzi, siamo qui per allenarci. Allora, oggi dedichiamo un po' di spazio alle nostre schiene. Allora, 45 secondi ad esercizio e io comincio con i ganci. Chiudo e chiudo e chiudo. Ma quello che voglio che fate è che bloccate il movimento, ok? Così contraete bene la spalla e il dorsale per bloccare il movimento, ok? 4, 3, 2, veloce, go, bam, bam. Ok, con 45 secondi andrò un po' a naso qua, ragazzi, perché non posso guardare l'orologio, però continuiamo, dai. Come ti senti oggi, Davide? Wow. Allora, con questo esercizio qua, a parte un ottimo lavoro sulle schiene, sui nostri dorsali, però ragazzi, ci porta anche a capire una tecnica per autodifenderci, O prendere a pugni i nostri mariti o fidanzati. Ciro, come stai oggi? Ma guarda, in questa giornata splendida, poi in compagnia vostra si sta sempre bene, poi mi piace allenarmi e divertirmi insieme a voi, E mi piace sapere che lo fanno anche tutte quante le ragazze che ci seguono, e gli uomini specialmente, Allora, continuiamo ragazzi, abbiamo quasi finito, facciamo un altro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e stop. Ok, Max, che cosa ci fai vedere? Allora, attivate laterali. Ok? Andiamo, tiro, tiro. Ok, adesso ragazzi, pensate di mettere tipo un sasso, un arancio tra le scapole, ok? E state provando di spremere questo arancio, ok? Fare una bella spremuta. Lo senti? Che ci vuole, Sì. Poi un'altra cosa, che cosa dà fastidio alle donne? Mi danno fastidio la ciccetta sotto il reggiseno, ok? Allora, di conseguenza, lavorate i dorsali e avrete anche una schiena più definita, no? Ciro? Poi si sente tantissimo, se lo fai bene, domani comincerai anche a sentire questo piccolo fastidio dietro la schiena. Però è solo perché stai lavorando tanto e stai lavorando bene. Dai, continuate. Schiaccia, ragazzi. Vai, posso dire un piccolo trucco per capire bene questo esercizio? Sì. Immaginate di prendere due elastici laterali e tirare. Tira. Raccogli la mela, come dico io. Ecco. Due alberi, raccogliamo la mela, dai. Dai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e relax. Vai, Ciro, che ci fai vedere? Allora, io sempre per lavorare la parte posteriore, ti dico, guarda, mettiti in avanti, scendi in avanti con le gambe leggermente piegate, ok? Apri un po' col petto, devi semplicemente aprire le braccia, Io lo chiamo volare, fly, ok? Devi aprire semplicemente le braccia insieme a noi. Su. Sì, lo sento proprio sulle scapole. Bello, bello, bello. Certo, ora, se tu da questa posizione più sali, più lavori la parte di sopra. Ok, quindi se noi vogliamo lavorare la parte più posteriore, siamo leggermente più in basso. Ok. Infatti io sai che io chiamo questo esercizio ali di angelo. Ali di angelo, che vuol dire volare, ma a me piace pensare che sono un angelo quando faccio questo esercizio. E ricordate anche un'altra cosa, ragazzi, non alzare le spalle verso le orecchie, ok? Perché altrimenti stai lavorando troppo il trapezio. Noi vogliamo lavorare i dorsali, il gran dorsale, così le spalle rimangono basse, il collo lungo, ok? E continuate però di sollevare le braccia per allenare la vostra schiena. Come ti senti, ragazzi? Bene. No, ma io penso anche che poi le ragazze che ci stanno guardando possono capire quanto è facile, quanto è semplice, ma quanto è efficace questo esercizio. Senti tutto, poi domani ti sentirete tutto, promesso, da Ciro, Davide e Max, vi promettiamo risultati. Continuate ragazzi, facciamo un altro. 10, 9, 8, 7, conti con noi, 5, 4, 3, 2 e vai, Davide, tocca a te. Okay. Allora, noi andiamo un attimino sulla parte un pochino più alta, facciamo tutta la nostra fascia deltoidi, perciò apriamo bene, chiudiamo le scapole, gomiti in linea con le spalle, piccole spinte verso il basso. Anche qua, come dice Gil, schiaccia la mela tra le scapole. Sì. Vai, tieni. Cerca di tenere anche il braccio, l'avambraccio verso, allora, noi verso questo meraviglioso cielo. Sì. Verso l'alto. Noi non vogliamo farvi molta invidia, però
verso l'alto, il braccio verso l'alto. Posizioni mani in alto. Posizioni mani in alto, mani in alto. Però ragazzi, poi alla fine vedrete una spalla più tornita, più tonica, più bella. E poi tuo marito, tutti pensate, ma che stai facendo? Dice, io mi sto allenando con la Gili, i suoi amici pazzi. Però la verità è questa, con un sorriso in bocca, con noi, con la tribù di Cosport, voi potete veramente sempre tenervi in forma. Dai, ultimo giorno della nostra sfida. Ok, relax. Siamo. Ok, di nuovo facciamo un veloce, veloce rigiro di questi esercizi. Siamo pronti? Dai, gaggi. Settimo giorno, abbiamo fatto una settimana di movimento insieme. Sono contentissima sempre di stare con mia tribù, con Max, con Davide, con Ciro e anche con voi. Sapete che vi vedrete molto di noi quest'anno, molto di noi per tantissime cose. Cominceremo anche per i streaming live qui su YouTube, così possiamo in tempo reale ascoltare le vostre domande, rispondere, ma la cosa più importante è aiutarvi a ritrovare la vostra forma fisica con un sorriso e anche, diciamo, rimettervi in pace con il vostro riflesso nello specchio, no? Questo è importante. Assolutamente, poi da quando ho iniziato stiamo diventando tantissimi, veramente una tribù enorme, tantissima gente che viene a divertirsi, che viene a lavorare e sta insieme a noi, perché non è solo lo divertimento, ma è amore e amicizia. È vero, love style, both boys. Dai, prossimo esercizio. Andate. Andiamo. Andate, dai, andiamo. Okay, go, go. Tiro. Sì, sempre stiamo facendo l'ultimo scatto, ragazzi, l'ultimo scatto di una settimana speciale, direi. Proprio speciale, no? E poi esercizi come l'abbiamo sentiti? Usti. Usti, come si dice da noi, usti. Usti, dalle tue pilota, usti. Dai, schiaccia la mela ragazzi, dai, tiri elastici, schiaccia la mela. Io dico anche schiacciare il biscotto, ho dato anche il biscotto, spricciola il biscotto tra le scapole. E per fare delle buonissime torte va benissimo, ce l'ha il biscotto. Però adesso loro dicono, io ho fatto le esercizi, adesso posso mangiare. Beh è vero, noi mangiamo, io mi alleno per mangiare, la verità è questa, che io amo, io sono una buona forchetta, ma io mi posso permettere di mangiare un po' di più perché mi alleno. Ah, oh. Ancora, che facciamo? Contiamo insieme? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1, vai! Andiamo anche per gli ali d'angelo, vai, apri, okay. Su, su, sì. Dai ragazzi, abbiamo quasi fatto. Ma già il secondo giro si sente? Sì, si sente. Abbiamo fatto un po' di giro, abbiamo fatto bruci grassi, glutei, interno coscia, addominali, pettorali, abbiamo fatto tutto. Una settimana intensa. Tutto il corpo, tutti i nostri muscoli li abbiamo allenati. E poi ricordate che alla fine di questa settimana mettete la playlist e potete fare tutto insieme, quasi un'ora, se non di più, secondo me di più. Sì. 7 più 10 sono di più. Allora, più di un'ora di esercizio con G, Ciro, Davide e Max, per avere un corpo veramente in forma per 2014 e finiamo in bellezza con Davide. Eccoci qua. Allora, torniamo su, chiudiamo bene le scapole e andiamo piccoli. Vai. Oh. Ci siamo all'ultimo scatto, ragazzi. L'ultimo. Ma ricordiamo anche dove ci possono trovare, tutti i nostri indirizzi. Allora, dove ci possono trovare? Super Jump Popolo che salta su Facebook, ci possono trovare su Twitter, @ColdSport. Poi ci potete trovarci su coldsport.com, ci potete trovare su YouTube Coldsport, su Jill Cooper di YouTube, insomma siamo un po'. Siamo anche su Twitter, anche su Tumblr, su Instagram, su Tumblr, tutte le nostre foto. Allora ragazzi, seguiteci perché questo è l'inizio di 2014 dove vedrete delle belle, perché noi di Coldsport ci interessiamo alla vostra salute e non soltanto, anche i sorrisi. Ok, ancora facciamo l'ultimo 10, come l'anno nuovo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Complimenti, bellissima sfida, abbiamo finito in bellezza e vi aspettiamo alla prossima con Ciro, Gil, Max e Davide. Ciao! Ciao.